Ciao a tutti amiche ed amici di YouTube, Luna Rossa Family, amici abbonati, valorosi veramente ecco, abbonati, e poi infine ecco anche gli amici dei gruppi chiusi Andromeda 1 e 2, benvenuti tutti quanti, oggi che posto il video è domenica, quindi anche buona domenica, buon mare, non so a che ora verrà postato questo video, anche perché io stessa chissà dove sarò, probabilmente in viaggio. Quindi vi annuncio anche che nei prossimi giorni potreste vedere video con delle location un po' così di fortuna. In ogni caso, i consulti, il servizio riguardo appunto i consulti va avanti, quindi mi potete contattare, gli appuntamenti verranno espletati, ovviamente, e non ultimo, diciamo, per gli appuntamenti mi sposto, torno in città, vengo qui e li vengo a fare, come è già successo, insomma, ecco, già lo sapete. Sto dimenticando qualcosa? Sì, gli annunci di rito, iscrivetevi se non l'avete fatto, like per sostenere il canale, per il video se vi è piaciuto, commentate così so come mettere le nostre energie. Infine, non ultimo, amici, vale per gli uomini e per le donne, sia che siate etero che arcobaleno, e vale dal momento in cui voi lo guardate. Ora, piccola anticipazione, perché adesso comincio ecco a annunciarvelo a tambur battente. Quando arriveremo al prossimo traguardo, che non mi ricordo se è 15.000, ci stiamo arrivando. Quindi faremo un regalino, farò un regalino, quindi un regalone, anzi direi. Quindi la persona che attraverso questa sorta, diciamo, ecco, di messa in palio, mettiamola così, per festeggiare. Ovviamente deve essere iscritta al canale, ovviamente ci devono essere le condizioni legate alle interazioni, diciamo ecco, tramite commenti, in maniera tale che io possa verificare che effettivamente questa persona interagisce nel canale. Quindi siate iscritti, interagite, fate tutte queste cosine qui, che poi verrà estratta a sorte, ovviamente tra chi vuole partecipare, dite io partecipo, no? Quindi sto commentando anche solamente per questo qua, però ovviamente il video lo dovete vedere tutto, cioè non è che. Ok, quindi io vi lascio nei video anche dei segnali, in maniera tale che mi rendo conto che lo state vedendo, quindi delle emoji, delle cose, una parola detta, una parola scritta, ok? Semplicemente questo, che poi vedrete, insomma, ecco, vedremo di trovare, dovete seguire, perché sarà una specie di caccia al pre, caccia al tesoro, dove alla fine il tesoro sarà per chi appunto si aggiudicherà uno o più di un premio tra di voi, o una lettura dei registri akashici, o un consulto di cartomanzia, oppure la lettura di un tema natale, ok, in astrologia ovviamente, va bene, ok. Cosa c'è qui? Prima di tutto, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, ok, che c'è stato un litigio. C'è stato un litigio, Non vi fidate più l'uno dell'altro. Siete malpensanti l'uno dell'altro. Forse è anche successa un qualcosa, o avete visto qualcosa che vi fa avere anche a voi che mi state sentendo, no? Una specie di retropensiero del tipo che non lo so adesso cosa sta vivendo l'altra persona, cosa vivevi tu, come se lui non si merita esattamente quello che ha adesso, se è in vacanza, se sta viaggiando, quello che sta facendo, o se c'è un'altra partner, oppure diciamo cos'è secondo il tuo punto di vista nella beata felicità. E magari lo vedi che sta facendo spic e span, diciamo, ecco, spende tanti soldi, si diverte, no? Non se lo merita, mentre magari quando lo facevi tu, possibilmente anche condividendo con questa persona, diciamo, ecco, questa persona in qualche modo, dice, non se lo merita lei, cioè nel senso, magari forse certe volte sembrava anche boicottare, per esempio, che ti posso dire, andiamo in vacanza, facciamo un weekend, e sta persona poi con una scusa in altro ti dava forfè, oppure ti combinava qualcosa. Qual è il punto? C'è molta vanità, molto orgoglio tra voi due,
problema principalmente è proprio questo qui, l'orgoglio. Siete un po' in competizione in questo momento, non dico in generale, in questo momento siete entrati in una sorta di competizione dove vi siete fatti tutti i vostri film, siete, ripeto, malpensanti l'uno dell'altro, c'è anche questa sorta di braccio di ferro, l'ambizione di averla vinta, come a dire, dice, io non faccio niente che possa essere frainteso come, che so, una mano tesa, un gesto, come dire, ecco, di dove una persona è un po' più placida, un po' più calma, un po' più disponibile. C'è proprio questo orgoglio, impettito, cravatta chiusa, via, si va avanti, ma sotto sotto, perché state facendo così? Ok, perché? Perché la verità è che voi non volete un amore con le mezze misure, non volete un amore con il compromesso, volete conquistare un amore vero. Dici, io tutti quelli frufru, tutti quelli gnegne li ho avuti, adesso vorrei un amore con la maiuscola, voglio un amore con l'ardore, voglio una persona che si butta nel fuoco per me, voglio una persona con cui buttarmi nel fuoco, talmente mi fido. Ok, va bene, quindi questa, diciamo, ecco, è la finalità di questi comportamenti, il motivo per cui c'è il retropensiero. Quando ti dicevo la malignità con la quale si pensa all'altro, che pensate dell'altro? Che state a pensare dell'altro? Vediamo un po'. State a pensare, ok, che questa persona, quando tu hai bisogno di aiuto, questa persona non c'è, ok? Quindi non è una persona che tende a proteggerti, che tende a proteggere te, che tende a proteggere la relazione, che ti conforta quando hai bisogno di lui, che ti aiuta quando sarebbe anche, diciamo, ecco, anche da galanteria, diciamo, no? Oppure da prassi. Niente, questa persona, come dire, non serve a niente. Vediamo lui, invece, la nostalgia. Questa persona, a dire la verità, è come se ha fatto tanti errori nella sua vita, quindi ha un po' il bollino pieno, non vuole aggiungere un ulteriore fallimento. Ecco che, ripensando alle cose fatte, ripensando al potenziale, come dire, ecco, che so, nervosismo che ci può essere tra di voi, già questa persona è come se dicesse, ma io il film già lo conosco molto bene, ed è del tutto inutile che spendo energie, che spendo forze a affezionarmi per poi cosa? Ritrovarmi allo stesso punto in cui mi trovo ora, quando vedevo e stavo facendo questo braccio di ferro per vedere cosa faceva lei. Certo, stiamo parlando di una persona che, se ha sviluppato questi tratti narcisistici, perché di questo si tratta, non sono di un narcisismo patologico, però sono di un narcisismo di una persona che ha dovuto farsi un vestito corazzato per stare nel mondo e per stare nella relazione, perché chissà, magari, ecco, non dico tu, ma in passato, appunto, ripensando al passato, chissà che cosa avrà passato questa persona qui, diciamo, ha attraversato veramente, ecco, l'inferno, ma non per amore, diciamo, ecco, per sopravvivere. Ok, ci sarebbe un risultato da conseguire tra voi due, un cambiamento. Abbiamo qui una carta che parla di morte, anche di rompere certi equilibri. Ok, per un cambiamento. Quale sarebbe il cambiamento? Quindi un risultato importante. Ok, superare questa complicazione, non avere paure, non avere paura delle prossime complicazioni che ci possono essere fra di voi, degli imprevisti, superare le paure. Questo sarebbe il risultato importante, perché poi fondamentalmente siete guidati dalla paura che ossigenata, ben ossigenata, anche gli viene dato ossigeno, carburante, legna, diciamo, ecco, affinché questo fuoco non si spenga. Come? Con la paura dell'incognita, cioè, come se questa, vedete, non è la verità, è un costrutto della mente quando è già ferita, e quindi le paure in qualche modo la difendono dal rischiare, dal lasciarsi andare. Però è perché una persona già è lì sul lasciarsi andare che fa i passi indietro e si mette paura. Non è che uno, quando in realtà non sta investendo emotivamente. Allora, cosa dovete evitare? Ok, potremmo dire che bisogna evitare, o sarebbe da evitare, una certa immaturità,
Oppure il coinvolgimento, per esempio, di terze parti, di altre persone. Si dovrebbero evitare anche situazioni che effettivamente sono, come dire, ecco, delle tentazioni, possono essere anche un mettersi d'accordo con altre persone, come ti dicevo prima. Adesso non lo so se l'hai fatto tu con un'amica tua, o se l'ha fatto lui con un amico suo, con degli amici suoi, o parenti, vedi quelli che possono essere perché siete tanti, quindi capirai bene che cosa ti può risuonare, no? Cioè, qualcosa che non vi faceva sentire al sicuro. Cioè, due si mettono d'accordo, dice guarda quella, guarda quello. Ok, quindi bisogna evitare questo senso di far sentire l'altro in difetto, quasi minacciato, quasi all'angolo, un po' in pericolo. Dice perché, che cosa sta per succedere? Perché, quale sarebbe il problema? Perché, in che cosa mi sto andando a impelagare? Per qualcuno potrebbe anche significare che c'è stata una persona bionda che si è messa in mezzo fra voi due. Bionda o giovane, più giovane di voi due, che non è che significa che avete 30 anni di differenza, non parlo di questo, però sarebbe un pelino più giovane e più matura di voi due, ok? Quindi questa persona può aver rintracciato o essersi messa in contatto o con te riferendoti di certi intrighi, di certe cose, o con lui, ok? Vediamo un po' invece quale sarebbe l'atteggiamento migliore, Ok? Il messaggero. Sarebbe di mettervi in contatto o se proprio volete mettere di mezzo altre persone, diciamo, ecco, come dire, se volete mettere di mezzo altre persone per fargli avere letteralmente un messaggio in busta chiusa e sigillata, ok? Posso dirti, che sì, questo sarebbe l'atteggiamento da tenere. Stavo pensando, mi stavano passando davanti agli occhi anche questi numeri, no? Cioè il 13 come numero fortunato o sfortunato a seconda della cultura, 17 numero fortunato o sfortunato sempre a seconda della cultura. Poi abbiamo questi numeri, no? Non so se li avete notati anche voi, no? 44, 55, che poi sono numeri maestri. Quindi cioè, a proposito di numeri maestri, stava arrivando un po' anche in questo senso, ecco, qualcosa in più. Questo è, cioè, il messaggero, provare un po' la cosa, diciamo, ecco, che non dico di andarla a fare, ma magari di prendere in considerazione l'idea, se i contatti sono chiusi, di riprendere i contatti. Allora, dove trovare supporto? Ok, potrebbe anche essere di aiuto in qualche modo prima a risolvere certe situazioni legate alla casa o alla famiglia, o se ci sono problemi con la tua famiglia o con la sua famiglia. Quindi sì, probabilmente, magari forse non sarebbe il caso di andare direttamente, come dire, ecco, da lui o da lei. Ma per esempio, se stavate assieme, vivevate assieme con la scusa di andare a prendere i pacchi, di fare questa sorta di, chiamiamolo, di pseudo trasloco delle ultime cose che ti sei dimenticato a casa mia, hai presente? Proprio queste cose qui. Quindi stiamo parlando di questo. Questo potrebbe essere, diciamo, ecco, un punto di appoggio, quantomeno, un punto di appoggio per cosa? Ok, vediamo per cosa. Oh, per tornare assieme, guarda, addirittura per riprendere la relazione. Sarebbe il modo di interrompere gli indugi, eccetera, eccetera. Vieni a casa, prima di prendere le cose e vi siete dimenticati di tutto quello che è successo. Vediamo cosa ti consigliano le carte. Ok, qua c'è il poliziotto, il male e i pavoni. Cosa significa tutto questo? Guarda, principalmente significa ti ricorda le motivazioni della vostra rottura. Magari che prima di tutto occorre fare chiarezza, non tanto delle cose che sono successe, che sono l'ultimo anello, ma della somma di delusioni, chiusure, incomprensioni e un senso di, appunto, amarezza,
che alla fine ti ha lasciato la relazione, però l'amarezza c'era già da prima. Cioè, quando tu hai cominciato, perché sto parlando con te, quindi posso parlare solamente con te, a sentire questo retrogusto amaro rispetto a questa relazione. Esattamente, che cosa era accaduto? E tu come hai reagito? Quello che hai fatto? Quello che hai detto? Perché poi da lì si è innescato tutto un meccanismo che vi ha portato a dove siete oggi. Ma anche cercare di capire, mettendoti nei panni dell'altro, se per te è possibile, ovviamente tenendo conto di quello che è il suo entourage, di dove è vissuto, di come è cresciuto, ok? Anche di quelli che sono i suoi punti di amarezza, su che cosa può esserci rimasto male. Qui c'è la carta del poliziotto, eh? Significa che il consiglio delle carte, fondamentalmente, non è che nega che ci siano state delle cose brutte, malevole. Anche delle bugie, anche delle cose fatte con avversione, eh? Probabilmente sta a voi capire il punto della vostra riflessione, nel momento in cui devi fare chiarezza prima di tutto con te stessa o con te stesso, diciamo, ecco, anche passare, no? Per diverse vesti mentre ti chiarisci le idee, no? Di chi coglie la persona in fallo, come uno se fa il poliziotto e il vigile, dice però quella persona ha sbagliato, eh? Quindi l'accusatore. Poi, diciamo, ecco, la messa in stato di accusa, quindi questa cosa è oggettivamente sbagliata, a parte che l'ha fatta lui, eh? Ma anche dare la possibilità a questa persona, come dire, ecco, di difendersi in qualche modo, anche lì dove il quel qualche modo è indifendibile. Quindi devi provare tu a mettere i panni sia del poliziotto che del giudice che dell'avvocato. Quindi prestare anche il livello di attenzione di come questa persona potrebbe difendersi, quello che potrebbe dire e quello che diresti tu al posto suo se dovessi difenderlo tu davanti a terzi. Ok? Forse tenderesti anche a minimizzare, perché poi uno tende a fare anche quello, no? Allora, qual è qui l'avviso? C'è la necessità sicuramente di mettere in atto una certa prudenza, perché se tu delle cose non le hai capite prima tu, non è del tutto inutile andare a chiarire o andare ad avere quel senso di apertura se non hai elaborato questi nuclei di, diciamo, ecco, di crisi, appunto, l'uomo l'ha messa in stato di accusa, il giudizio, ma anche, non dico il perdono, ma ce l'avrà? Qualcosa, come dire, ecco, di meno colposo e di meno doloso, sta persona, è tutta da buttare. Alla fine, pure, cioè, pure i peggiori criminali sono usciti dal carcere, no? Qui abbiamo la carta del male. Significa che la carta ti dice c'è un aspetto che è importante tra voi due. Forse tu reputi che una relazione è qui, apriti cielo. Apriti cielo. Quindi sono io la prima a mettere le mani avanti perché magari quello che sto per dire non vale per tutti, ma per qualcuno sì. Che sia chiaro, questa persona, le carte dicono, non è che aveva intenzione di prenderti in giro o di dirti delle bugie. Di dove ci sono stati questi atteggiamenti che tu oggi reputi falsi, da nemico, da persona malevola, bugiarda nei tuoi confronti, in realtà erano anche per eludere delle altre cose, non per te, ma probabilmente se tu sei una persona trasparente, per dire, no? Che cos'è che non gli va bene a questa persona? Che tu, quello che c'hai in pancia, c'hai in bocca, perché non ci vedi niente di male, perché per te la trasparenza è tutto, perché tu hai questo valore, ma non tutta la gente è come te. Quindi quando questa persona ha omesso di dire delle cose a te è sembrata che non si è fidata di te e poi tu ti sei resa conto che non ti potevi fidare di lui, fondamentalmente questa persona custodiva un segreto, ok? Custodiva un segreto che non si è mai sentita di condividere con te in virtù del fatto che non si può fidare di te dal suo punto di vista, perché tu magari, ecco, non condividi già a monte la sua mentalità, ecco perché in virtù, diciamo, ecco, anche del giudizio che ne potrebbe derivare. Non solo perché tu sei giudicante, ma magari chiunque avrebbe giudicato in un certo modo, questa persona ha voluto farsi lo sconto fondamentalmente, no? Dice, e perché? Tanto il risultato lo conosco già, come ti dicevo prima, no? Quindi a me chi me lo fa fare?
tiro il carretto finché arriva, dopodiché, come si sgancia la ruota, prendo e lo parcheggio. Che devo fare? È un po' quello che è successo tra voi due. Le carte ti dicono anche che questo orgoglio però è dato molto dalla presunzione, è dato molto anche dal pregiudizio, da molta fierezza che tenete, dice che è mascherata da una certa dignità, invece non c'è nessuna dignità in questo caso da difendere, ok? Perché quello che ha fatto questa persona o quello che hai fatto tu, nulla vi toglie e nulla vi dà rispetto a chi siete come persona, non come personaggi o rispetto alla vostra relazione. Quindi la prima cosa da superare proprio è anche questo sgancio rispetto ai propri costrutti mentali. Cioè, a prescindere, ma lui però penserà che io sono una sottona. No, tu non è che ti sto dicendo vacci e vai a fare la sottona e non pensare di esserlo. Non sto dicendo questo. Ti sto dicendo, cioè, vedi le cose rispetto ai costrutti che hai secondo i suggerimenti di questa stesa, per quanto possa essere applicabile ovviamente al caso tuo. Detto questo, fai conto, sicuramente se la vedi anche più di una volta questa stesa, magari adesso potrebbe essere urticante, urtante, ma magari la ascolti domani, l'ascolti fra un paio d'ore e ti fa un effetto totalmente diverso, perché poi la verità è che se sei qui a vedere un video che riguarda una tua situazione sentimentale con queste condizioni e sei arrivato a questo punto, in fondo ci pensi a sta persona, in fondo ci tieni, a meno che non sei qui per un atteggiamento sempre legato alla fierezza, gliela voglio fare pagare, perché siccome non ci possiamo amare, allora gliela voglio fare pagare. Perché alcune volte la gente fa anche così, dice: guarda, io mi sono sentito presa in giro perché lui, lei stava con me, mi diceva oggi domani, io ho aspettato mesi, ho aspettato qualcuno pure anni. Però questa persona non si decide, alla fine io per smuovere un po' le acque ho messo questa persona, come dire, con spalle al muro e decidi, a quel punto quella persona mi ha lasciato. Dice, di conseguenza dice, che devo pensare? Che mi ha preso in giro tutto il tempo prima? No, devi pensare che ci dovevi pensare prima, non che dovevi, come dire, ecco, dare tanta lenza, perché poi se tu dai tanta lenza il pesce non lo peschi, cioè magari qualcun altro che ha una lenza più corta lo pesca prima di te, quello si è magnato l'esca tua e pure quella di qualcun altro, senza che in questo ci sia niente di male, perché tutti abbiamo bisogno di un certo nutrimento affettivo e in certi casi se una persona non si butta immediatamente nelle tue braccia è perché c'ha altro per la testa, che non significa che è un'altra persona, significa che comunque la sua mente e il suo cuore non sono totalmente liberi. Andiamo a vedere, quindi questo era il suggerimento. Come potrebbe andare nell'ipotesi in cui tu accogli questi consigli? Vediamo un po' come potrebbe andare. Escono queste carte di fila, la chiave, quindi sì, quattro carte, ok, abbiamo la chiave che significa qua c'è la possibilità di riaprire, come dire, ecco, la conversazione, la possibilità appunto di incontrarsi, di vedersi senza sentirsi come chi è nemico dell'altro, senza quel senso di avversità. Quindi questo può portare anche ad un cambiamento, non solo della vostra situazione, del vostro percorso, ma anche di voi come persone, ok? E vi porterà anche al successo, alla consoluzione, alla felicità, al benessere. Io penso di aver detto tutto quello che dovevo dire con questa stesa. Ovviamente, se sentite che potrebbe essere talmente calzante quella che è la vostra situazione, alla vostra vita, magari ecco, valutate, oltre a prendere questi suggerimenti per chi si sente in qualche modo di avere più sicurezza e più certezze, di fare un consulto personale. Ovviamente potete chiedere le info qui sotto, poi tramite WhatsApp io vi mando tutte le informazioni, poi intanto ce le avete, ci pensate se volete fare il consulto, se avete bisogno di tempo per pensarci o quando ne avrete bisogno avete già tutte le informazioni, a meno che non passano diversi mesi, a volte possono anche cambiare, come dire, con le condizioni, perché magari ecco metto un servizio in più, ne modifico un altro precedente, ok? O ci sono nuove norme etiche a seconda di quello che mi capita, perché effettivamente a volte voi dite, ah, dice, ma perché viene gente ubriaca al consulto? Sì, è successo, è successo. Quindi ovviamente certi consulti, cioè uno deve mettersi anche nelle condizioni di poter trarre il meglio dal consulto. Io, almeno il mio scopo è quello lì, di darvi tutto quello che vi posso dare, del motivo per cui quando iniziamo il consulto a me due cose dovete dire: come vi chiamate, voi, la persona che vi interessa, quanti anni avete e
per gradire dove vi potreste trovare, basta, non mi interessa sapere più niente. Poi tutto il resto ve lo dico io a tambur battente per un'ora di fila, per chi sceglie il consulto di un'ora a seconda delle fasce. Va bene, ok. Un bacione a tutti quanti, grazie per avermi ascoltato. Noi adesso recitiamo i nostri mantra per chi volesse rimanere fino all'ultimo. La vita ti ama, ma la vita vi ama anch'io. Baci, ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami. Guardi, la vita ti ama, ah, ma la vita sembra malavita. No, no, lo ripetiamo bene, sai come arriva un messaggio sbagliato all'universo? La vita ti ama, ama la vita, vi amo anch'io. Baci. Ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami, è l'oponopono incessante per il nostro gemello. Grazie universo perché mi dà esattamente ciò che credo di meritare, la gratitudine, la chiave dei miracoli. E siccome noi stiamo lavorando incessantemente anche sulle ferite, in modo particolare sulla ferita di tradimento, abbiamo anche questo mantra. E appunto poi ci salutiamo. Non è colpa mia se mio padre o mia madre mi hanno tradito. Sono meraviglioso così come sono e merito tutto l'amore del mondo. Ho fede e fiducia in me stesso e nell'universo di infinita abbondanza. E per oggi ci fermiamo così. Un bacione, alla prossima. Vi voglio bene. Ciao.